Prego, ministro. Devo dire che avevo ancora negli occhi la marea gialla di Circo Massimo, ma ogni anno riuscite a fare meglio dell'anno prima. Abbiamo superato. Congratulazioni Presidente, congratulazioni Segretario, è veramente un esempio per il Paese, il villaggio Coldiretti. È un appuntamento che diventerà per me un appuntamento fisso per diversi motivi. Intanto perché preferisco raccontare le cose che faccio piuttosto che fare promesse, ed è per questo che sarò breve, perché oggi posso dire che siamo da pochissime settimane al governo con il Partito Democratico e sono pochissimi giorni che ho l'onore di guidare il Ministero dello Sviluppo Economico e quindi potrei fare solo promesse. Invece io voglio mostrarvi le cose che faccio e quindi voglio tornare qui fra un anno a dirvi in questo settore importante che cosa avrà fatto il mio Ministero assieme alla collega Bellanova. Posso dirvi sinceramente che io sono seduto in Consiglio dei Ministri vicino a Teresa. Abbiamo avuto mesi in Senato in cui ci siamo anche divertiti in qualche modo su parti contrapposte. Teresa è una donna di carattere, permettetemi, una donna con le palle, una donna che sa, che conosce l'agricoltura e sono certo che sarà un ministro che darà le risposte che voi chiedete da tempo e che saprà accompagnare i produttori in un percorso difficile. Così come è difficile il ruolo del Ministero dello Sviluppo Economico, perché è evidente che per me lo sguardo deve essere uno sguardo di filiera. Devo vedere i problemi dei produttori, i problemi delle aziende agricole, i problemi di chi sta sui campi e coltiva le nostre terre, devo vedere i problemi dei trasportatori, devo vedere i problemi dei trasformatori, di tutta la filiera agroalimentare, agroindustriale, devo guardare i problemi della grande distribuzione, della piccola distribuzione e anche dei consumatori. Ed è per questo che io sto cominciando un percorso di ascolto, perché non è pensabile che la politica non riesca a dare le risposte perché non interloquisce con chi porta gli interessi dei singoli settori. Io sono qui, come andrò in altri contesti, per ascoltare le vostre richieste, le vostre esigenze e per decidere assieme a voi, perché altrimenti se la politica non ascolta rischia di fare dei provvedimenti sbagliati che invece di andare nella direzione della soluzione di un problema ne causano altri 10. L'ascolto è fondamentale e io sarò sempre qui con la porta aperta per le vostre esigenze e per le esigenze del vostro settore. E la difficoltà che dicevo prima, cioè quella di tenere insieme le diverse necessità, sta un po' nella questione dell'etichettatura. E quindi in questi giorni, assieme alla mia segreteria tecnica, all'ufficio legislativo, abbiamo fatto un quadro anche della situazione dei decreti ministeriali che aspettiamo dopo il primo arrivato a settembre dal Ministero dell'Agricoltura. Abbiamo valutato quello che potrà succedere quando a marzo del prossimo anno entrerà in vigore il regolamento europeo. Abbiamo fatto le valutazioni sull'impatto che ha ovviamente sui produttori, ma anche su tutta la filiera. Però a un certo punto ho fatto un ragionamento molto banale. Io faccio l'ingegnere nella vita e penso che i problemi anche complessi spesso hanno una soluzione semplice e un ragionamento semplice. Ma è pensabile che io, che sono papà di 3 figli nel 2019, non possa conoscere esattamente cosa c'è in un prodotto che i miei figli mangiano? È pensabile che non ci sia la possibilità di ottenere questo risultato senza mettere in difficoltà il settore imprenditoriale? E io ho messo assieme due cose, non pensavo, assieme ovviamente allo staff, che non pensavo di mettere mai assieme la terra e la blockchain. E invece è così. E invece è così perché gli investimenti che noi stiamo facendo sulle nuove tecnologie, sull'innovazione tecnologica e sulle blockchain in particolare, potranno essere di grande aiuto per risolvere finalmente il problema delle etichettature,
perché attraverso un sistema di registro condiviso io potrò accompagnare i trasformatori del vostro settore a poter avere un impatto economico quasi zero nella necessità di dare un'informazione precisa di provenienza del prodotto su tutti i prodotti. Perché è questo che deve fare il Ministero dello Sviluppo Economico. Quando c'è una transizione, devo accompagnare l'impresa nella transizione. Dopodiché, su chi vorrà fare il furbo, ovviamente dovremo avere tutti gli strumenti per mettere i bastoni tra le ruote, per andare a prendere chi non vuole farci sapere cosa c'è in quel prodotto e in quell'alimento che mangiamo. Allora lì dobbiamo intervenire con forza, ma io penso che ci sia la possibilità di tenere assieme l'esigenza di chi produce, del produttore, di tutelare i nostri meravigliosi prodotti, delle nostre meravigliose terre che grazie a voi sono un'eccellenza per tutto per il nostro paese e sono prodotti che danno lustro al nostro paese in tutto il mondo, con l'esigenza di chi fa trasformazione e con l'esigenza soprattutto di un papà come me che ha 3 figli e che vuole sapere che cosa mangiano i nostri figli. La campagna Stop Cibo Anonimo, che è una campagna che noi abbiamo appoggiato, io la porterò avanti anche da Ministro dello Sviluppo Economico. Ci sono altre 2 cose che voglio dirvi prima di lasciarvi. Come dicevo, sarò breve perché non voglio far promesse, ma soprattutto perché voi siete più interessati, credo, piuttosto che ascoltare le parole di un ministro, ad andare a assaggiare i prodotti e a vedere quello che c'è nei vostri espositori. Ci sono altre 2 questioni che non mi sfuggono. Il Presidente citava la questione dello zucchero. È evidente che nella produzione dello zucchero uno dei temi principali è il costo dell'energia. E allora noi dobbiamo fare in modo che da un lato si tuteli la necessità di una transizione energetica verso il risparmio energetico, anche attraverso, apro una parentesi, una seria legge sul consumo del suolo. E per seria legge sul consumo del suolo intendo accompagnare il percorso che è di produzione edilizia con la necessità di lasciare gli spazi ai terreni agricoli che debbano essere protetti dalle speculazioni edilizie. Questo è fondamentale per tutto il sistema paese. Allora dicevo, sul tema dell'energia dobbiamo mettere a sistema le esigenze del risparmio energetico, dell'efficientamento, con il fatto che ci sono alcune produzioni industriali che non potranno non continuare ad essere energivore. E allora non possiamo accanirci contro quelle produzioni industriali soltanto perché consumano più energia, pensando che da un giorno all'altro si possa fare un percorso di taglio energetico. Bisogna accompagnare anche quelle imprese in un percorso di transizione e su questo il Ministero c'è. Esattamente come c'è sulla protezione della catena del valore, perché è impensabile, lo dicevo prima in un punto stampa, che fatto 100 il costo di un prodotto finito ci siano aziende agricole e imprenditori agricoli che incassano 1,8. E allora questo ragionamento, e qui entra in campo quello che può fare il mio ministero, mi porta a pensare che dobbiamo far sì che alcune cose che per voi oggi sono un costo diventino motivo di ricavo. E penso quindi alla produzione di biometano. Credo che se i vostri rifiuti, che magari oggi hanno un costo di smaltimento, diventano materia prima secondaria per produzione di gas metano, facciamo un favore a mantenere salda quella catena di valore che è un tema fondamentale per voi. E allora stiamo ragionando sul FER2, dove possiamo assieme trovare le soluzioni migliori per il vostro settore. Qui entra però il tema importante che ha effetto anche sull'etichettatura. Come abbiamo visto prima, l'Europa ci chiede di fare cose meno restrittive di quello che vogliamo fare noi. Il ragionamento che è stato fatto lo condivido al 100%, noi dobbiamo certamente essere europei, pensare da europei, ma pensare che l'Europa non può consentire che ci siano dumping salariali, dumping fiscali, che ci siano trattamenti diversi tra paesi che hanno sistemi produttivi diversi, e poi l'unica cosa che chiede però è che
i paesi che hanno un debito pubblico altro come il nostro devono continuare a fare sacrifici. Ecco, noi con ulteriori sacrifici al nostro sistema produttivo non possiamo farglieli fare. Noi abbiamo certamente un debito pubblico alto, bene, ma nel momento in cui c'è un debito pubblico alto si devono fare investimenti in tutte le infrastrutture del paese, anticiclici, per invertire il ciclo, perché altrimenti continueremo a fare austerità e continueremo ad essere poveri, a vedere le persone che muoiono di fame e vedere il vostro settore, ad esempio, ridotto in grande difficoltà dal punto di vista reddituale. E io credo che questo non sia più possibile, per cui l'Europa non può contemporaneamente chiederci delle cose, dopodiché consentire che nei trattati di libero scambio noi siamo costretti ad importare cose che non sappiamo neanche che cosa importiamo. Su questo dobbiamo essere molto chiari e penso che assieme alla collega Bellanova faremo sentire la voce del governo italiano in Europa, grazie anche alla credibilità che il presidente Conte ha acquisito in questi anni. Io vi lascio con lo stesso spirito con cui sono salito su quel palco, che è la volontà ferrea di ascoltare le vostre esigenze, di incastrarle con le esigenze degli altri settori produttivi, perché il ruolo che ho è questo, e con la consapevolezza però che voi siete i primi che toccate con mano la nostra terra e ci regalate i prodotti che arrivano sulla nostra tavola, e quindi per voi avrò un occhio di riguardo speciale, perché quello che mangiamo è quello che diventiamo, e io voglio che i miei figli diventino qualcosa di buono. Grazie. Grazie Ministro. Inviterei il